Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Le cose nascoste ai dotti sono da Dio rivelate ai piccoli. Essere piccoli non significa essere infantili e tantomeno sciocchi. Essere piccoli significa fidarsi di Dio, riconoscerlo Padre, riconoscersi figli amati. La Chiesa ci mostra la storia di tanti piccoli che si sono affidati totalmente a Lui e hanno vissuto la propria vita come testimonianza evangelica di amore, di coerenza, di fortezza e profezia per la Chiesa e per il mondo. Caterina da Siena ha accettato di essere parte di quei piccoli a cui Dio ha rivelato i segreti del suo cuore. Caterina Benincasa, una giovane donna del Medioevo, morì ad appena 33 anni il 29 aprile 1380. Lei, che ha imparato a scrivere solo negli ultimi tempi della sua vita, è stata proclamata dottore della Chiesa Universale, patrona d'Italia e compatrona d'Europa. È riuscita a compiere opere grandi per la Chiesa e la società del suo tempo. È testimone di un impegno grande, concreto, anche rivoluzionario, basato sulla contemplazione del volto amante di Cristo, del suo sangue prezioso, offerto per la salvezza di ogni uomo e di ogni donna. In una delle sue ultime lettere scriveva: Ho consumato la mia vita per questa dolce sposa di Cristo, la Chiesa, e rivolgeva al Signore una preghiera: O Dio eterno, ricevi il sacrificio della mia vita per la Chiesa. Io non posso dare altro che quello che tu hai dato a me. Prendi allora il mio cuore e premilo sul volto di questa sposa, sulla Chiesa. Caterina ci ricorda e ci supplica di amare la Chiesa perché la Chiesa è fondata nell'amore ed è lo stesso amore, di amare il Papa, di pregare per lui, per la sua missione, di essere forti nella scelta fedele e feconda di Dio, di trovare uno spazio per la preghiera e il raccoglimento, di rimanere costantemente nella cella del cuore, la cella interiore. Caterina, Vergine Sposa, prega per l'Italia e per l'Europa di cui sei patrona. Tutti assumano il compito di mantenervi la santa e vera giustizia. Prega per la Chiesa e per il Papa Francesco, dolce Cristo in terra. Prega per noi, prega il tuo dolcissimo amore perché ci visiti con la sua grazia e ci pianti nel giardino della sua volontà, che
e compiamo generosamente il suo disegno di amore che solo resta per sempre. Amen.